il giovanissimo judoka brasiliano Thiago Camille. Sembra quasi che sia già pagato dell'argento. Ma sembra, vedendolo in volto, cioè sta guardando i piedi di Pino Maddaloni, sì. Sta guardando come si muove e basta. Ma sicuramente sente il peso di Pino, sente la posizione di Pino, sente che quando fa la presa, quando lo muove, ha un certo peso, ma non bisogna farsi ingannare da questo giovane brasiliano, perché in tutti e tre gli incontri di avvicinamento alla finale è partito subendo. Buono, eccolo, questa è Coca. E infatti abbiamo visto sollevare il palmo verso l'alto da parte del giudice, quindi 2-0 al momento, quando mancano 2 minuti per Pino Maddaloni. Incrociamo scaramanticamente le dita e ancora più vicina. Controllare continuamente sulle prese e poi fintare. Fa bene a prendere fiato, recuperare per essere più lucido. A questo punto è l'altro che deve cercare di rimontare, per cui interrompere le prese di Pino, per cui cercare di rompere le prese di Pino per poi impostare un attacco. Ricomincia il cronometro, è ripartito il cronometro. Oh. Vanifica. No, è un attacco parato, ma che non si può considerare un finto attacco. Giustamente Felice gli ha fatto segno di smettere di attaccare in quella direzione. Eccolo! E Ippon! Pino Maddaloni è medaglia d'oro! Guardate Felice Mariani! Che esulta! Eccola. Bene amici cari, la gioia è immensa! Io lascio la postazione su queste immagini di gioia, vado a intervistare Pino Maddaloni. Intanto, guardate. Ti vuole qua, sì, Pino. Pino è stato grande, guarda, cerchiamo Lino, guardate Lino, è il suo sparring partner, è quello che è sulla terra sinistra. Ezio, vedi se riesci a portarlo qui nella nostra postazione, sì, Pino Maddaloni. Mando un saluto a mia figlia Sofia intanto, che c'è questo momento di grande euforia. E intanto subito dopo adesso andrà a fare le interviste. Grande. Cerco di riportarlo qui, grazie. Penso che adesso per la cerimonia sia costretto ad andare a fare la premiazione prima. Vabbè, adesso appena me lo mollano ve lo porto. Benissimo, grazie a Ezio Gamba. Quindi